l'altro giorno. Bentrovati a Speciale Lezioni Amministrative, parliamo di Ragusa con Sergio Filincieli, che ringraziamo per essere qui con noi, uno dei quattro candidati a sindaco ormai a pochi giorni dal voto. Sono io che ringrazio voi, grazie dell'ospitalità, buonasera a chi ci ascolta e a chi ci sta guardando. Per In Sicilia TV questo è l'ultimo momento, cioè, di analisi così, prima del voto, poi magari lo faremo dopo. Intanto però questa volta tocchiamo anche temi diversi insieme ad altri per non tralasciare nulla rispetto anche alla ripetitività di un certo dibattito. Parliamo di Sergio Filincieli. Quando ha scoperto l'impegno politico? L'impegno politico io l'ho scoperto a 16 anni, quando per la prima volta sono stato eletto rappresentante d'istituto all'ITIS Ettore Majorana di Ragusa. Quella è stata la prima esperienza di rappresentatività, insomma, studentesca in quel caso, e poi insomma mi sono dedicato nel più recente passato, nel 2013, ad un comitato che poi insomma un comitato cittadino per la difesa dei diritti di commercianti e residenti in via Pestum. Dopo questo, nel 2018, sono stato chiamato ad affiancare Antonio Tringali per la sua candidatura a sindaco come candidato al Consiglio Comunale. Quella è la prima esperienza elettorale? La prima esperienza elettorale, sì, nel 2018, con risultati insomma lusinghieri, fortunatamente, anche se alla prima occasione di essere presentati alla città. E poi insomma i 5 anni da consigliere comunale, capogruppo in consiglio, sono stati quelli che insomma poi hanno determinato probabilmente la scelta del Movimento 5 Stelle sul sottoscritto, che naturalmente in questi 5 anni si è occupato e preoccupato dei cittadini. L'ho sempre detto fin dall'inizio di questa esperienza, ho connotato il mio percorso personale ma anche lavorativo, e quindi in ultimo politico e contestuale, non solo in ultimo, contestuale politico, con l'empatia, cioè quello di ascoltare il cittadino, quello di accoglierne le esigenze, capirne i problemi, portarle nei palazzi delle istituzioni e quindi poi porvi delle soluzioni. Questo secondo me è l'atteggiamento che un amministratore deve sempre avere nei confronti dei suoi concittadini, e con questo spirito naturalmente ci apprestiamo insomma ad affrontare ormai questo ultimo tratto di campagna elettorale, che speriamo insomma i concittadini riescano a comprendere questo spirito e quindi poi a premiarlo con la scelta nelle urne. Ma lo sa che tutti i suoi avversari sono avvocati? Sì, io invece no, meno male, io lo dico con, racconto sempre che io vivo in mezzo alla gente, tra la gente, vivo di problemi che naturalmente riguardano il tessuto produttivo. Io sono il commerciale, il responsabile tecnico commerciale di un'importantissima azienda di commercio in legname, di legname pregiato, insomma, per arredi di pregio e quant'altro. Il mio confronto è quotidiano con gli artigiani, naturalmente mi confronto con gli imprenditori edili, mi confronto con chi fa il piccolo commercio, mi confronto quotidianamente, mi consente il termine, con chi alza la saracinesca tutti i giorni. Questo essere accanto alle persone e non la persona che casomai poi viene chiamata nel momento del bisogno, quando c'è un contenzioso, ma tante volte essere a fianco di queste persone per evitare che il contenzioso arrivi, secondo me invece il valore aggiunto che un amministratore deve dare. Io ho sempre detto che non mi interessa salire al piano più alto di Palazzo dell'Aquila, io voglio stare là dove sono sempre stato, qua al pian terreno, dove ci sono i nostri concittadini, a fianco dei quali, che siano persone che vivono un disagio economico, che siano persone che vivono un disagio legato alla disabilità, che siano operatori commerciali che vivono un disagio legato alle contingenze economiche, io voglio stare accanto a loro, però, così come ho fatto sempre. Però se vorrà fare il sindaco, come dire, dovrà salire le scale, no? Ma veda, è quella ascensione che naturalmente con lo spirito di cui parlavo all'inizio quando abbiamo fatto l'introduzione, è quella come dire, elevazione che arriva dal popolo per tutelare gli interessi, che naturalmente poi con gli altri enti, con gli altri enti territoriali, con le altre istituzioni nella città, insomma, bisogna confrontarsi. Bene, e portare il risultato ai cittadini. Allora, certamente sarà stata una casualità questa che ho detto, no? Di 3 avvocati, quindi la stessa professione di ben 3 dei 4 candidati in tutto. Poi però c'è un altro fatto, che tutti e 4 siete di sesso maschile i candidati. È una casualità o è un problema questo?
No, allora io secondo me divento un problema perché ancora purtroppo oggi la donna ha un problema di sicuramente a livello lavorativo e anche per le questioni legate alla cura, no? Perché la donna è chiamata ancora oggi a prendersi carico sia dei figli, quasi integralmente sia dei figli che anche dei genitori anziani, no? Della cura della casa, non ha quella libertà di azione come invece ancora ce l'ha l'uomo. Questo naturalmente lo vediamo anche professionalmente, una donna che vuole anche allontanarsi per ragioni politiche dall'impegno lavorativo probabilmente magari poi viene penalizzata. Allora dobbiamo scardinare naturalmente questo tipo di vincolo, di problema, dobbiamo riuscire, ma questo non solo con le politiche comunali, ma sicuramente con altre politiche regionali e nazionali, a far sì che le donne si possano impegnare maggiormente in politica, possono crescere di più a livello lavorativo. Noi naturalmente nella nostra idea di città c'è quella di poter concedere alle famiglie, alle donne, maggiore tempo per poter dedicare alla carriera lavorativa, ai propri interessi, ovviamente coinvolgendo le scuole con dei progetti insomma nell'ambito della scuola e del sostegno alle famiglie come gli asili nido e quant'altro. Naturalmente prevediamo nel nostro piccolo quello che può fare il comune di poter contribuire a questa maggiore indipendenza e quindi poi libertà di poter muoversi in vari ambiti della Sergio donna. Firrincelli si riconosce, si identifica, sostiene, aderisce al Movimento 5 Stelle fin dalla prima ora? Allora, sì, perché è stato un movimento dirompente che Quindi fin dal naturalmente 2009, quando nacque, insomma. no, nel 2009 no, qualche anno dopo, nel 2013-2014, perché insomma sono stati quelli gli anni in cui abbiamo aderito. Poi naturalmente l'impegno politico, invece quello da attivista, inizia a ridosso delle elezioni del 2018 e poi naturalmente l'attivismo per eccellenza, insomma quello legato proprio al Palazzo delle Istituzioni, quello inizia appunto nel 2018. Però ripeto, un movimento che ha avuto un mutamento, no? Un'evoluzione nel raffrontarsi, nel confrontarsi con le istituzioni. Oggi il Movimento 5 Stelle è sicuramente stato dirompente, sicuramente in passato, però oggi con la nuova guida del Presidente Conte sicuramente ce lo ritroviamo, almeno personalmente me lo trovo meglio cucito addosso nella dimensione in cui sto operando da Consiglio Comunale e quindi a quella che Cioè, poi. su posizioni progressiste. Su posizione Oggi progressista. Firrincelli si definisce progressista. Assolutamente, siamo noi oggi la vera compagine progressista e di sinistra che si presenta a Ragusa. Noi non abbiamo nessuna commistione con anime del centrodestra, non abbiamo nessuna commistione con anime del centro, che naturalmente oggi sono miste ad anime di sinistra, cioè il nostro è un progetto molto limpido, molto chiaro nella sua composizione, Sinistra Italiana, Articolo 1, Europa Verde, Equità Territoriale e Movimento 5 Stelle. Non c'è nessuna Forza Italia vestita di lista civica che appoggia gli altri partiti che si definiscono progressisti e non ci sono liste civiche che nascondono progetti legati a Totò Cuffaro che ci sostengono. Quindi noi offriamo genuinità e limpidezza nel nostro progetto. Questa identità progressista che nel Movimento 5 Stelle è successiva al 2019, cioè dopo la nascita del governo Conte 2, perché il governo Conte 1, 2018, era formato da Movimento 5 Stelle e Lega, come dire, sarà per sempre? Almeno queste sembrerebbero le indicazioni che arrivano dal nazionale, perché vediamo qual è il percorso che sta intraprendendo il Presidente Conte. Ovviamente quella con la Lega è stata una parentesi, lei ricorderà bene, lo ricorderemo tutti, perché la gente parla di tradimento, parla di essersi insomma, alleati con chi prima naturalmente si denigrava o comunque non si accettava, però dobbiamo anche dire che in Italia c'è una Costituzione, c'è una legge elettorale, ci sono insomma delle motivazioni per cui abbiamo assolutamente sottoscritto col Conte 1 un contratto con la Lega e col Conte 2 un contratto con il PD, tale per cui però il Movimento 5 Stelle ha realizzato l'80% del programma che aveva presentato agli elettori nel 2018. Ecco perché diciamo oggi il Movimento 5 Stelle in quel periodo ha portato altri partiti a votare ha portato la Lega a votare il resto
reddito di cittadinanza, attenzione, non ce lo dimentichiamo, ha portato il PD a votare il 110%, cioè ha portato tutte quelle anime che mai prima di allora avrebbero fatto delle scelte diverse dalla loro identità a farle, e quindi questo proprio in rispetto a quel programma che era stato sottoscritto, certo, con gli italiani, era, scritto assieme agli italiani. Era il Movimento 5 Stelle del 33%, quasi il doppio sia della Lega che del PD, e quindi quel contratto in qualche modo ha potuto stipularlo, chiamiamolo così, da posizione di forza, e appunto lei ne diceva i risultati. Entrambi i governi sono stati presieduti da Giuseppe Conte, che però fino alla primavera del 2018 pochissimi conoscevano in Italia. Poi è stato Presidente del Consiglio, alla guida di due governi, e venerdì sarà a Ragusa. Sì. Anche questa è l'ultima identità di Conte? L'ultima identità di Conte? No, io penso insomma che il Presidente Conte abbia avuto modo di essere poi apprezzato successivamente. Non ce lo dimentichiamo che intanto era stato chiamato come Ministro del Governo di un probabile governo solo a guida del Movimento 5 Stelle. Poi successivamente insomma sappiamo com'è andata, e quindi se ci ricordiamo c'era Giuseppe Conte Presidente e due Vice Ministri, che insomma è stata anche una circostanza inedita. Salvini e Di Maio. Salvini e Di Maio. È stata una circostanza inedita. Oggi il Presidente Conte è sicuramente il baluardo dell'area progressista, e oggi il Presidente Conte è colui il quale sta fortemente difendendo gli interessi dei cittadini. Oggi il Presidente Conte, io ho l'onore di poter dire insomma che sarà venerdì qui a Ragusa a chiudere la nostra campagna elettorale. Non dimentichiamo che il candidato Firrincielli è l'unico candidato a sindaco di un capoluogo di provincia in tutta Italia. Quindi abbiamo fatto una scelta veramente fortemente identitaria, una scelta forte, una scelta che a Roma ha sicuramente in un primo momento e a Palermo fatto strabuzzare gli occhi, perché naturalmente nessuno potrebbe pensare che noi da soli possiamo riuscire a conseguire il risultato, però tant'è, qui a Ragusa il Movimento 5 Stelle ha una storia che fino all'ultimo settembre è molto vicina a quel 33% invece del 2018, perché i numeri ci raccontano che al Senato abbiamo avuto il 29,7%, non ce lo dimentichiamo, quindi un Movimento 5 Stelle che poi alle regionali ha avuto il 20%, e attenzione, un articolo 1 che alle regionali ha avuto il 5%, quindi il 20 più il 5 di articolo sono il 25%, oggi noi siamo in una situazione assolutamente paritaria con il PD regionale, perché il PD delle ultime amministrative era del 7,90%, mentre noi eravamo al 23% 5 anni fa, quindi bene o male mediamente un ragusano su 4 vota Movimento 5 Stelle. Quindi questo lo chiedo adesso, magari, o se lo vuole lo facciamo più tardi, chiedo a quel ragusano su 4 e forse qualcosa in più di ritornare a votare sempre Movimento 5 Stelle, di votare per l'altra lista, Siamo Comunità Firrincielli Sindaco, perché oggi siamo l'unica vera opzione, l'unica vera scelta coerente per la città, senza nessuna contraddizione in termini, perché poi le contraddizioni quando diventi amministrazione le devi gestire, poi le contraddizioni diventano personalismi, le contraddizioni diventano riottosità, le contraddizioni poi diventano ingovernabilità, e le contraddizioni poi diventano il motivo per accontentare appetiti di uno o di un altro attore di quella coalizione che non sono sicuramente gli interessi generali. Ecco perché noi chiediamo il voto per noi e non per le altre compagini che invece hanno tutte queste contraddizioni al proprio interno, e dico la compagine di Schininà e la compagine di Cassì, perché sono due compagini altamente contraddittorie al proprio interno. Bene, ora poi nei prossimi minuti chiuderemo ovviamente con temi specifici su Ragusa, ma adesso, se magari con risposte brevissime possiamo fare un'ultima digressione comunque utile, anche perché tanti temi amministrativi li abbiamo già affrontati, però è giusto che chi ci segue conosca anche un po' meglio il candidato e la sua chiave di lettura della realtà. Perché i comuni non sono più le città-stato, le polisi della volta, siamo in una dimensione, anzi generale, rispetto alla quale perfino la statualità nazionale è molto angusta e riduttiva. Allora, oggi Giovanni Moro, su Repubblica, Giovanni Moro è un grande sociologo, figlio di Aldo Moro, ma questo c'entra poco in questo caso, che peraltro è stato anche ospite qui nei nostri studi, coglie un dato della realtà per lamentare una sorta di persecuzione che c'è contro il cosiddetto eccesso di cittadinanza. A volte ci sono cittadini che
facendo i cittadini sul serio, partecipando, curando il bene pubblico, la cura dei beni comuni, facendo ciò che pure oggi la Costituzione, grazie alla novità dell'articolo 118 del 2001, consente, poi però vengono visti male dalla pubblica amministrazione. Cito un caso di un cittadino, di una persona che in un piccolo comune della Lombardia si è visto recapitare una multa da 800 euro per avere egli riparato una buca della strada che era pericolosa in una strada pubblica. Lui l'aveva segnalato più volte al comune, il comune non era intervenuto, l'ha riparata da sé e il risultato è stata una multa da 800 euro. Ora, al di là del caso specifico, siamo dentro una cultura per cui comunque la pubblica amministrazione e quindi anche i comuni, quindi anche i sindaci, gli assessori, la burocrazia comunale hanno questo preconcetto negativo rispetto ai cittadini che vogliono occuparsi del bene comune. Eppure abbiamo parlato nella precedente trasmissione di confronto di questa bella svolta culturale e giuridica che c'è grazie alla sussidiarietà e al circuito orizzontale, cioè dei rapporti tra cittadini e istituzioni, per cui viene riconosciuta dalla Costituzione anche a singoli cittadini o a gruppi di cittadini ogni libertà di prendere iniziative nella cura degli interessi generali. E i comuni non solo devono consentirlo, ma devono favorirlo e cooperare. Ma oggi Giovanni Moro ci scrive questa cosa che sconvolge. Perché siamo a questo punto? E allora noi probabilmente siamo in controtendenza, perché le dirò insomma alcune cose che dico in tutti gli incontri, e quindi sono tranquillo di non inventarmi nulla ora al momento, perché lei mi sta sollecitando in tal senso. Eccesso di cittadinanza, ma viva Dio, magari. Cioè, quello che io chiedo normalmente alla fine di ogni incontro è quello di, una volta arrivati a Palazzo dell'Aquila, coinvolgerci tutti, sederci tutti attorno ad un tavolo, che siano ordini professionali, che siano associazioni del terzo settore, che siano società sportive, che siano associazioni di volontariato. Sediamoci tutti, capiamo quello che c'è, di cui c'è bisogno per la città, e attiviamoci per darlo in offerta ai nostri concittadini. Io lo dico dall'inizio di questa campagna elettorale, appunto, voglio fare il sindaco, penso che insomma la nostra offerta sia all'altezza di poter concedere un sindaco alla città, ma non ho le competenze per poter decidere e dirimere qualsiasi matassa. Assolutamente mi devo confrontare quotidianamente con tutte le anime che compongono la nostra città, mi devono aiutare a far crescere il nostro tessuto produttivo, ad aiutare gli ultimi, a essere a fianco al ceto medio che oggi patisce più di ogni altro la crisi economica. Quindi sono io che richiedo cittadinanza attiva. Purtroppo invece rileviamo un minimo di disinteresse, purtroppo, e lo abbiamo visto, lo vediamo anche in questa campagna elettorale. La gente per certi versi non vuole essere disturbata, non vuole andare al voto. Io chiedo ai nostri concittadini invece di attivarsi per essere loro stessi fautori del cambiamento, andare a votare, dare la svolta, cercare di dare il meglio alla nostra città, e soprattutto quando c'è un candidato sindaco che vuole coinvolgere i cittadini nelle attività di governo della città, questo deve far ritornare le persone all'interesse per la cosa pubblica, perché per l'interesse per la cosa comune. Quindi, Recente noi abbiamo parlato dello strumento che il comune di Ragusa ha già del regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni. Sì, questo fino a ieri sera ne ho voluto parlare in un incontro pubblico che abbiamo avuto con dei cittadini, perché secondo me questo regolamento che è stato approvato nel 2015 dall'amministrazione 5 Stelle, che poi era anche accanto all'altro del bilancio partecipativo, quindi questa propria orizzontalità, come la definiva lei, sulle decisioni, quindi i cittadini che decidono come spendere alcuni soldi, su che progetti investire. Quella dell'amministrazione condivisa dei beni comuni per me deve essere una risorsa. In giro per queste settimane di campagna elettorale tante associazioni ci hanno chiesto locali da poter fruire in modo gratuito, e io ho detto assolutamente ci possiamo attivare in tal senso, ancorché però voi dovete restituire a me un progetto sociale di aiuto alla cittadinanza. Questo è quello che faremo. Risposta flash: cosa pensa per esempio della vernice nera nell'acqua della fontana di Trevi? Mi sfugge anche il problema, non vedo. No.
da tempo c'è questa protesta di ultima generazione, sì, il movimento che ha a volte imbrattato le pareti di edifici pubblici, a volte ma con vernice lavabile. Sì. La copertura in vetro di grandi opere d'arte per segnalare l'allarme sul cambiamento climatico e per scuotere con azioni di forza che sono state molto criticate e contestate. Qui ovviamente l'opinione pubblica e anche il mondo politico si è spaccato, perché c'è chi, pur prendendo atto del fatto che comunque è un'azione, come dire, vandalica, che andrebbe sempre redarguita, però dice no, ma qui il fine giustifica i mezzi, perché qua c'è la politica che dorme, nessuno ha lo slancio per fare ciò che serve, e se anche il metodo, hanno fatto anche blocchi stradali, no? Con tanti disagi e proteste, se anche il metodo è, come dire, censurabile, come dire, ne vale la pena. L'ultimo episodio è quello che hanno buttato vernice nera, ma era carbone vegetale, solo che significa dover sostituire l'acqua nella fontana di Trevi, no? Proprio per lanciare questo allarme eclatante. Cosa ne pensa? Allora, se parliamo di cittadinanza attiva, cioè il cittadino deve anche poter protestare, no? E secondo me la protesta, ovviamente stiamo dicendo che è una protesta che comunque sia non ha leso alla fine il monumento, o comunque non ha dato nessun effetto collaterale assolutamente deprecabile sulla fontana di Trevi, però dico che la politica deve essere anche protesta. Io l'ho vissuto personalmente da consigliere comunale, quando insieme ad un comitato di mamme che si sono attivate per la riapertura di pediatria, ero membro di quel comitato, abbiamo protestato, abbiamo richiesto, ci siamo attivate, non avendo nessuna risposta da parte dell'istituzione, dal sindaco, che naturalmente dovrebbe stare a difesa essendo la prima autorità sanitaria cittadina, e dall'altra politica non abbiamo avuto delle risposte. Allora a quel punto abbiamo iniziato a protestare, e l'abbiamo fatto con il modo in cui che avevamo a disposizione, con le locandine, con la protesta sui social. Questa protesta, ecco, ha portato ad un risultato. Oggi la città di Ragusa ha di nuovo un reparto di pediatria, e allora se la protesta può servire a smuovere le coscienze, può riuscire ad aprire i cassetti di qualche ufficio, può riuscire a trovare anche l'affetto di altri cittadini, e soprattutto di chi naturalmente poi deve offrire questi servizi, allora io dico che la protesta ben venga, e ripeto, io ne sono anche una testimonianza. È chiaro, questo è il caso quindi di una esperienza diretta che lei ha raccontato, ma in generale le dico, ma qui a Ragusa abbiamo il problema opposto, dove sono questi giovani che protestano? Non ci sono, ma veda, allora io dico sempre, siamo lì a Roma, e quindi insomma gli atenei, le scuole, i licei già sono anche altamente politicizzati, insomma ci sono movimenti studenteschi che sono radicati sul territorio. Questa protesta formidabile è nata dall'esempio individuale di una studentessa che non so se poteva immaginare il successo che avrebbe avuto, quella di aprire, mettersi una tenda davanti all'università per segnalare il problema della carenza di alloggi, perché sono a prezzi molto esorbitanti, lo so, una negazione del diritto allo studio. Lo so perché ho un figlio a Roma, sappiamo insomma i costi che una famiglia è tenuta a sostenere, e tra l'altro le posso dire che, ecco perché io dico, io sono un dipendente di un'azienda, sono una persona, una famiglia a reddito fisso, il fatto che l'aumento delle tariffe, l'aumento delle bollette, l'aumento del costo della vita oggi naturalmente mette a rischio e a disagio veramente le famiglie, che ancora con più sacrifici, perché ripeto, chi ha reddito fisso e manda i ragazzi a studiare fuori naturalmente lo fa con grandi sacrifici, mette a rischio ancora ulteriormente la permanenza dei nostri ragazzi in quegli atenei altamente formativi. Però ripeto e dico, abbiamo anche la possibilità di poter studiare qui nei nostri atenei, dobbiamo potenziare l'offerta universitaria nella città di Ragusa, noi siamo per, non appena insediati a Palazzo dell'Aquila, per attivare delle interlocuzioni con Catania perché porti dei corsi di laurea a Ragusa. Se non ci dovesse essere questa disponibilità da parte dell'Ateneo Etneo, ovviamente ci guarderemo attorno, però abbiamo tutta l'intenzione, e sappiamo che se riusciamo a dare autorevolezza, a fornire anche la certezza e la sicurezza che da quest'altra parte c'è un interlocutore con una prospettiva, con una visione per la città chiara, certa e determinata, siamo sicuri che anche con l'Ateneo Catanese potremo discutere e pensare di poter arricchire la nostra offerta formativa. Secondo lei qual è oggi la cosa di cui maggiormente Ragusa in maniera urgente ha bisogno?
Ragusa ha bisogno di crescere, di svegliarsi, e Ragusa ha bisogno di scelte coraggiose che facciano capire a chi ci guarda che stiamo prendendo una direzione che è quella che porterà sviluppo, crescita delle aziende e quindi poi posti di lavoro per un complessivo miglioramento delle condizioni di vita del nostro comune. Attenzione, perché Ragusa, nonostante è a standard medio, alti, insomma, di qualità della vita, di tenore della vita. Abbiamo un report recente sugli stipendi. Rispetto al sud, ovviamente. Rispetto al sud, naturalmente, perché in tutte le classifiche, sì, rispetto alla Sicilia, senz'altro, perché siamo i primi, però poi siamo all'83esimo posto, insomma, rispetto al sud Italia, però non sforiamo, non riusciamo a salire oltre quel numero di classifica, però non riusciamo, come dire, a essere fortemente attrattivi nei confronti di investitori e quant'altro. E poi un ultimo report ci dice pure che lo stipendio medio ragusano è più basso rispetto agli altri territori. Quindi, se è vero che c'è un'energia a livello imprenditoriale, poi è anche vero che tutto questo non diventa stipendi più alti per i nostri concittadini. Quindi dobbiamo sicuramente interrogarci su questo, analizzare il caso, vedere come poter intervenire, però il compito di un amministratore è quello di offrire una visione a chi ci guarda anche dall'esterno. Noi, nella nostra visione di centro storico, nella nostra idea, che vedo essere accolta, e anzi mi dicono che quella dell'assessorato cultura e turismo, perché poi ora alla fine, insomma, di tutti questi confronti che stiamo facendo, un altro candidato sindaco mi ha detto: sai che questo assessorato cultura e turismo, se dovessi diventare sindaco, lo faccio anch'io. Cioè, nel senso che la nostra idea che abbiamo avuto già qualche settimana fa, non basta fare l'assessorato, è uno strumento l'assessorato. Attenzione, è uno strumento, e io dico sempre pure che quell'assessorato, attenzione, cultura e turismo, e dico questa parola prepotentemente con legato con lo sviluppo economico, deve essere data ad un manager, non può essere data a un politico che con miopia guarda all'altra risposta elezione. Flash, oggi, cioè domani sarà il 23 maggio, 80 baby sindaci a Palermo, ovviamente le rituali manifestazioni al di là della coscienza viva. L'anno scorso eravamo nella imminenza della campagna elettorale di Palermo, parole brucianti di Maria Falcone per il fatto che la Galla era stato scelto da due pregiudicati per mafia come Dell'Utri e Cuffaro. Poi in effetti Maria Falcone non ha più detto queste cose, però oggi Alfredo Morvillo su Repubblica, un altro appartenente alla famiglia Falcone ed ex magistrato di valore, ha detto che tanti successi delle forze dell'ordine e della magistratura contro la mafia, ma mentre Palermo e la Sicilia dovrebbero essere le capitali di una cultura antimafiosa, invece sono una squallida capitale del compromesso politico mafioso. È così? Ma mi dice, cioè, lei praticamente mi invita. Morvillo. No, lei, a parte il fatto che io ho vissuto in quel lontano 92, insomma, un momento penso tragico come la maggior parte dei nostri concittadini, ma penso di tutto il mondo, perché vedere quella strage, insomma, di Capaci è stato qualcosa che ci ha turbato e che io mi porto dentro personalmente. Quando guardo quella foto di Falcone e Borsellino che c'è nell'aula consiliare, mi creda, qualcosa dentro di me si smuove. Vedere essere ritornati di nuovo alla politica personaggi come Cuffaro, personaggi che hanno determinato una stagione stragista della mafia, che sono stati quell'elemento di spicco politico che rappresentava la peggiore feccia che ha connotato i cittadini siciliani. Ripeto, la mafia poi non è solamente siciliana, perché sappiamo essere estesa un po' ovunque. Rivedere queste persone oggi di nuovo al governo della regione Sicilia, a rivedere queste persone oggi con dei deputati qua di Ragusa, della nostra provincia di Ragusa, essere presente nell'offerta di Cassì che si propone di governare la città, creda, questo mi rattrista. Vedo un'altra cosa che mi rattrista, che abbiamo visto la Chinnici passare con Forza Italia, no? Quindi fare un passaggio che è sicuramente, non lo dico io perché naturalmente c'è la stampa, le procure si sono assolutamente espresse ampiamente su queste faccende, quindi quando parliamo di Dell'Utri, quando parliamo, insomma, di tutti questi personaggi riconducibili a quell'area politica, possiamo solamente, insomma, avere un magone. Quindi rivedere queste persone
persone che di nuovo ritornano alla politica e al potere a Regione Sicilia. Quindi ha ragione Alfredo Morvillo. Ha ragione questa Alfredo Morvillo. In sintesi, ecco, voleva lei il flash, però mi ha dato anche la possibilità di dire che oggi nell'offerta ragusana c'è la DC di Cuffaro e io, come dire, farò di tutto perché la DC di Cuffaro non abbia un assessorato, non abbia un consigliere comunale al comune di Ragusa nell'offerta di Peppe Cassi sindaco. Bene, allora abbiamo concluso una risposta flash. Quante chance si attribuisce per essere eletto sindaco? Ma guardi, una su quattro senz'altro, una su quattro senz'altro, io attribuisco delle chance all'offerta che abbiamo dato alla città, ripeto, il Movimento 5 Stelle ha sempre un buono score a qualsiasi tornata politica si affronti, quindi ripeto, noi sicuramente abbiamo la possibilità di fare bene, dobbiamo portare i cittadini a votare, solo se andranno a votare cittadini liberi che avrebbero intenzione di non farlo, noi riusciremo a scardinare quel sistema di potere, quel sistema di interessi che è dietro la candidatura di certi altri player che vogliono andare a Palazzo dell'Aquila per interessi propri e non nell'interesse generale e quindi per questo diciamo votateci e portate le persone a votare. Grazie, grazie a Sergio Fiorincelli, candidato a sindaco di Ragusa, grazie a quanti ci hanno seguiti e prossimo appuntamento sempre con speciale elezioni ma ormai dopo il voto per valutarne l'esito.